Io ho gli amici all'Eurospin, voi dove lavorate? Noi siamo veri, non siamo per la fiction. Ah, ma non sono quelli della fiction. Ma Carolina, ma non sono quelli della fiction. Sono veri. Allora avete ragione, avete ragione. Per seguo al mio collega che facciamo gli accertamenti. Sì, sì, seguitelo in casa. Allora, buon pomeriggio. Ovviamente noi siamo veri per davvero, la scena era una finzione. E siamo la squadra agonistica del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, che tra qualche istante vi mostreremo quale sarà l'impiego delle nostre unità cinofili nei servizi della Polizia dell'Arma. Allora, mentre i miei colleghi si preparano per la dimostrazione, vi faccio una piccola introduzione su quello che è il Centro Carabinieri Cinofili. La struttura che ha sede a Firenze è l'unico organo per l'arma dei carabinieri, l'unica scuola per l'arma dei carabinieri a livello nazionale dove vengono preparate le unità cinofile per i servizi di sviluppo. Le nostre unità cinofile prevedono cani che hanno impiego in ricerca di droga, ricerca di esplosivo, ricerca di soccorso che comprende appunto la ricerca di dispersi che si sono allontanati, di dispersi sotto macerie, dispersi sotto malate. E poi abbiamo il reparto sportivo di dimostrazione, che sono i quattro cani che vedete schierati. Già vi anticipo che non sarà un'esibizione molto dinamica, purtroppo i polpastrelli dei cani non si cambiano come le gomme, quindi dobbiamo evitare le corse e tutto quello che potrebbe essere un documento per l'integrità dei polpastrelli. Le unità cinofile che vedete schierate, che vedete in schieramento, sono quattro cani e quattro produttori abilitati al servizio dell'autorità di sicurezza. Che significa l'autorità di sicurezza? Sono i cani che ovviamente sono i cani che mordono. Però il cane che morde non è un cane cattivo, il cane che morde è un cane addestrato a mordere solo su necessità. E prima di mandarlo a mordere, applaudite tutti, va bene? Qua dove stiamo io e Daniele allo show delle macchine. E prima di mandarlo a mordere è necessario costruire un legame profondissimo tra l'uomo e il cane che lo seguirà durante tutta la sua vita. Ho capito, dicevo, sto facendo il video. Allora, io adesso mi schiero con il reparto per la presentazione, sono sempre un reparto militare, quindi la formalità è sempre d'obbligo, e dopo vi commenterò la nostra dimostrazione. Quindi, come vi ho anticipato, questa è la base e la costruzione di quello che è tutto il rapporto che servirà indissolubilmente il cane e il proprio conduttore durante tutta la vita lavorativa. Come vedete, si inizia sempre da questi esercizi che si chiamano di obbedienza e condotta, cioè vedete che il cane è sempre attento ai movimenti del proprio conduttore e agli ordini del proprio conduttore. Vedete, queste evoluzioni avremo degli incroci, dei cambi di passo, dei cambi di formazione, cambi di velocità, ma in ognuna di queste situazioni il cane è sempre attento agli ordini del proprio conduttore. Questo è fondamentale, perché adesso questo per immediatamente è un pochino per loro, però pensiamo se questi cani fossero, questi cani sono anche impiegati in operazioni di polizia, in operazioni di soccorso, quindi è fondamentale che il cane non venga distratto da tutto quello che lo circonda. Il cane deve essere sempre rimanere in attenzione sul proprio conduttore. Pensate che in natura, questi sono tutti cani, quattro cani di sesso maschile, pensate che in natura non può esistere questa convivenza, perché la gerarchia genetica che impone al gruppo di avere un capogruppo farebbe in modo che i cani si aggredissero, si attaccassero per manifestare appunto, per confermare la loro scala gerarchica. Quindi noi non possiamo permetterci che questo istinto naturale vada a compromettere l'esito dei nostri servizi quotidiani. Questo fa l'esercizio di controllo, dove il cane viene lasciato in attesa di un ordine o del ritorno del proprio conduttore.
vedete che i cani sono sempre in attesa o di un comando o del ritorno del loro fedele amico, e con lui puoi iniziare e continuare il loro lavoro. Questi sono gli esercizi di stallo, il cane viene lasciato, pensiamo se quello vedremo dopo con delle dimostrazioni operative, pensiamo quando dobbiamo lasciarlo e fare una perquisizione, pure prestare soccorso. A voi il temo qua, in situazioni sanitarie, quindi noi non possiamo permetterci che il nostro cane si vada da solo a trovarsi delle situazioni di potenziale pericolo. Quindi non possiamo permetterci che il nostro cane si vada ad interagare in situazioni di potenziale pericolo, quindi è molto importante avere un controllo totale quando dobbiamo allontanarci dal nostro collaboratore. Certo, può sembrare, faccio sempre un esempio che fa sorridere, può sembrare semplice far convivere quattro cani maschi l'uno accanto all'altro, non è così semplice se pensiamo anche a un derby Inter Milan quando ci sono un interista e un milanista sulla stessa poltrona. Questo è un esempio che arrende molto. Allora, ci stiamo preparando per delle prove di coraggio. Un attimo di pazienza per sistemare la scenografia, e questo forse è l'esercizio più spettacolare che proponiamo nell'addestramento. Questi sono quattro ostacoli che verranno incendiati. Pensiamo che in natura, dai tempi preistorici, il fuoco è sempre stato un elemento utilizzato dall'uomo perché per si assicura dall'attacco di quelli feroci o comunque per difendersi, quindi è un elemento che naturalmente genera timore nel confronto degli animali. Mentre questo è un esercizio che manifesta l'estremo attaccamento del cane al proprio conduttore. Qui c'è la richiesta di un semplice passaggio tra le gambe che viene ricompensato, guardate, farò vedere, con la pallina. Questo è il suo stipendio. La pallina con la quale noi giochiamo con il nostro cane rappresenta lo stipendio che noi diamo al nostro cane per il lavoro che gli chiediamo. Una semplice pallina, non chiede tanto il cane. Quindi dicevo, il fuoco è sempre un elemento che ha generato timore in chi lo seguiva. Però pensiamo quando noi siamo chiamati proprio in operazione di soccorso, semplicemente una ricerca di un latitante dove vengono appiccati dei fuochi per distrarre appunto la ricerca del cane. Non possiamo permetterci che questo semplice elemento sia sufficiente per mandare inizio una nostra operazione. Quindi attraverso sempre il gioco e l'addestramento noi insegniamo al nostro cane a superare la paura di questo elemento naturale. Senza il supporto psicologico del proprio conduttore a superare questo elemento. Quindi quando noi attraverso l'addestramento riusciamo a diffondere nel nostro collaboratore a quattro zampe questo tipo di fiducia, possiamo essere sicuri che qualsiasi tipo di servizio potrà andare a buon fine. Ora sfrutto l'occasione per qui mi raccomando un po' di silenzio, perché questo cane, sperando che vada bene, è la prima volta che fa ricerche di fuoco in pubblico. Quindi se l'operazione riuscirà, ci vorrà un applauso doppio, perché anche un coraggio di mostrarsi per la prima volta davanti a tutti. Simona è la prima volta che si dimostrano in pubblico, a livello organizzativo abbiamo già fatto, però pensiamo anche a cosa significa lavorare con un cane. Un cane non è una macchina che facciamo il pieno di benzina, la mettiamo pulita e pronta in garage. Un cane, se non ha un rapporto sociale di estrema fiducia a certe cose, non ce le farà mai. Quindi anche la pressione psicologica del conduttore per la prima volta davanti a tanto pubblico,
non è il caso di Simona, ma è il caso del cane per la prima volta davanti ad un pubblico così grande, è sicuramente un elemento che può provocargli disagio. Quindi, diciamo che è andata bene, possiamo brevettarlo per le prossime dimostrazioni. Allora, passiamo adesso agli esercizi tecnici, quelli che vi ho anticipato del cane che morde. Il cane che morde, ripeto, non è un cane cattivo, è un cane addestrato a fermare con la potenza del morso un malvivente e morde solamente se c'è ordine di mordere o se c'è una minaccia attiva. Perché è vero che ci sono certe persone che andrebbero punite molto più che con la galera, però è anche vero che bisogna mantenere l'incolumità fisica, quindi noi focalizziamo il morso sul braccio perché comunque il braccio non è un organo vitale, è abbastanza idoneo con la potenza del morso del cane a fermare una persona mal intenzionata. Questa tenda verde, che è tecnicamente detta Revier, ora per motivi di spazio ne abbiamo una sola, noi lavoriamo con 20-30 di questi nascondigli, è uno strumento che insegna al cane, diciamo, ad utilizzare il naso nella ricerca. Il cane verrà mandato ad ispezionare questo rosso figuro, il più brutto che abbiamo, purtroppo abbiamo solo lui, che come ho anticipato è protetto da quel manicone di juta sul braccio sinistro. E il cane che viene mandato a mordere non morde se non c'è necessità, ma si limita a segnalare la presenza di un malvivente al proprio consiglio. Vedete, Appaianti Sistemati sta chiamando il proprio conduttore indicandogli che c'è un nascondiglio nel quale ha trovato una persona nascosta. Alla minaccia del malvivente il cane in autonomia morde, finché il malvivente non si ferma. E come vedete al comando del conduttore il cane molla la presa e permette di effettuare tutte quelle operazioni che si rendono necessarie. In questo caso ci sarà una perquisizione personale, una perquisizione domiciliare dove questa tenda rappresenta il nascondiglio e il cane rimane in attesa, in vigilanza, in autonomia, va a fermare la fuga del malvivente. Come vedete la capacità di questi esseri di distinguere la minaccia da una situazione di stallo e di essere perfettamente sotto controllo, che non è altro che la ripetizione di quegli esercizi che abbiamo visto all'introduzione, dove ci permette di accompagnare in prigione un malvivente non più pericoloso. Allora, vediamo cosa succede se il malvivente pericoloso diventa davvero pericoloso con una minaccia importante e attiva. Vedete che non si è fatto minimamente intimorire anche dalla presenza di un bastone col quale poteva essere percosso. Un'altra precisazione che voglio fare, giustamente qualcuno potrebbe dire avete parlato di buon trattamento del cane, avete parlato di violenza e poi lo bastonate. Allora il bastone, che è comunque un bastone di gomma piuma, quindi non è assolutamente idoneo a provocare nessun tipo di lesione, ha una funzione psicologica nel nostro lavoro, perché ci deve servire ad avere la garanzia che il cane, nonostante la paura, la pressione psicologica di una percossa, comunque concluda la sua attività. Perché se noi veramente picchiassimo i cani, la seconda volta che torneremo a lavorare il cane scapperebbe, perché un cane naturalmente non va dove sta mai. Quindi la funzione del bastone è solo una funzione psicologica per poter avere garanzia di operare in efficienza quando poi le bastonate ci arrivano da bene. Quindi è questo il concetto del bastone. Quindi questo è un lavoro tecnico dove abbiamo visto come riportiamo un po' l'importanza dell'obbedienza e del controllo della prima fase di presentazione con un lavoro di forza fisica del cane. Ma è sempre un aspetto tecnico. Vediamo come ce lo possiamo trovare in una situazione reale, l'utilizzo del morso e del controllo finalizzato a fermare